che ti svegli, caro orso, o la tua carta igienica finirà presto. Il signor orso deve andare al bagno. Si tratta di un grosso affare. Così si infila un rotolo di carta igienica sotto il braccio e si avvia. Ma cosa succede lungo il tragitto fino al posticino tranquillo? Il rotolo diventa sempre più sottile. Ciao a tutti i miei piccoli amici e bentornati sul mio canale. Siete pronti per una nuova storia? Beh, questa è una storia esilarante sulla gioia della condivisione e sui mille usi della carta igienica. Oh oh oh, dov'è finita la carta igienica? Il signor Orso si è risvegliato dal letargo invernale. Vado subito al bagno a sbrigare un grosso affare, borbottò assonnato. Si infilò un rotolo di carta igienica sotto il braccio e si avviò. Purtroppo il signor Orso non si accorse che il primo pezzo di carta igienica si era impigliato negli aculei del riccio. Il riccio camminava da una parte e il signor Orso si affrettava dalla parte opposta. Come andò a finire? Ops! Ri, ra, strop! Andò diversamente da come previsto. Non appena il signor Orso passò accanto ai coniglietti con la sua carta igienica svolazzante, a loro venne un'idea. Siamo conigli mummia! No, siamo mummia e coniglio. Guarda, sono diventato un involtino primavera. Risero i due. E il signor Orso non si accorse di quanto il suo rotolo fosse diventato più sottile. Il signor Orso proseguì, oltrepassando la volpe. Alla volpe formicolavano le zampe. Aveva così tante idee geniali nella testa che dovevano essere messe immediatamente su carta. L'orso era capitato proprio a proposito. Avrebbe potuto sicuramente fare a meno di un paio di strappi. Mia, mia, mia! Esultò la volpe. Scriverò la mia storia fantasiosa su questa bella carta tutta rosa. Amsi, Bamsi e Tamsi avevano sempre in mente solo scherzetti e la carta igienica se l'erano accaparata in un batter d'occhio. E il signor Orso? Qualcuno gli avrebbe dovuto gridare: è ora che ti svegli, grosso orso! O la tua carta igienica finirà presto! Lo scoiattolo aveva cucinato la zuppa di nocciole. Che bontà! Ma era difficile mangiarla senza combinare un pasticcio. Il signor Orso non avrebbe avuto nulla da ridire se lui avesse preso in prestito un po' della sua carta igienica da usare come tovaglia. Lo scoiattolo gli avrebbe chiesto volentieri il permesso, ma il signor Orso sembrava avere molta fretta. Con il suo traguardo in vista, il signor Orso quasi cadde sulla scia di formiche che stavano attraversando il suo cammino. «Attento!» gli gridarono le formiche. Ma il pizzicore al sedere aveva distratto così tanto il signor Orso che non se n'era nemmeno accorto. «Facciamogliela vedere!» gridò la formica capo. «Forza! Prendiamone tutte uno strappo! Yuppi!» Care formiche, qui serve un rimborso. La carta igienica era dell'orso. Ma il signor Orso continuò a camminare. Così non si accorse nemmeno che mamma cinghiale era parecchio agitata. Che disastro! Sei un maialino! Mamma cinghiale con gran velocità della carta igienica afferrò l'estremità. Il tasso, che era un parrucchiere, nel tempo libero adorava fare bricolage. Il signor Orso passò proprio il momento giusto con la sua carta igienica rosa. Il tasso si ritagliò un paio di strappi
E il signor Orso? Ormai non la teneva più. Il signor Orso arrivò giusto in tempo al suo posticino tranquillo. Ma non appena aprì la porta, una bellissima farfalla giunse svolazzando. Mio! Oh oh! Caro signor Orso, fai attenzione! C'è in corso una sparizione. Il signor Orso si prese un bello spavento. La carta igienica era sparita. Cosa? Dov'è finita la mia carta igienica? Il signor Orso scoprì presto dove era andata a finire la sua carta igienica. Gli animali ne avevano ricavato tutti qualcosa di speciale. La carta igienica era davvero troppo utile per pulirsi semplicemente il sedere. Comunque, come se la fosse cavata il signor Orso nel posticino tranquillo senza più carta igienica, sarebbe rimasto il suo piccolo segreto. Fine, ma prima di lasciare il mio canale, dimmi una cosa. Piacerebbe anche a te realizzare qualcosa con la carta igienica? Puoi trovare utilizzi insoliti e creativi inventando qualcosa di nuovo. Un bacio, alla prossima, cariolina!